Buongiorno, buongiorno amici del canale di Emerald. Oggi registro un video direttamente dalla mia macchina. Mi dispiace, però almeno più live. Mi vedete anche tutto un po' concio con la faccia sfatta. Sono le 9.00 e sto andando a Lugano a lavorare. Allora, vorrei parlarvi un po' della realtà virtuale, perché è un po' di giorni che sto facendo video. Ho fatto 3 video di gameplay direttamente qua sul canale ed è arrivato il momento di raccontarvi quali sono le mie considerazioni finali rispetto a questa cosa qua che è il PlayStation VR, le realtà virtuali. Premetto che non ho mai provato le altre realtà virtuali, quindi intendo Oculus Rift e HTC Vive, quindi non posso avere dei paragoni, però quello che posso fare è raccontarvi la mia esperienza personale dopo circa una settimana di PlayStation VR. Allora, che posso dire, ragazzi? PlayStation VR è per me una nuova frontiera del gaming, però non è una cosa rivoluzionaria, secondo me, nel senso, non tutti da domani si compreranno un visore e giocheranno solo in quella realtà, ma bensì sarà una periferica in più da utilizzare per le nostre sessioni di videogioco. E io videogioco da circa 30 anni ormai, anzi no, di più, cioè ho veramente il PES da quando sono un bambino, e posso dire che era tanto che non avevo delle sensazioni così forti giocando a videogioco. Mi ricordo che le sensazioni forti così le ho avute quando ebbi l'Amiga 500, per farvi capire, quando ci furono i primi veri videogiochi con avventura, con una grafica veramente degna di nota. E in questo caso devo dire che la realtà virtuale mi ha dato tanto, e soprattutto dei titoli come la demo di Resident Evil The Kitchen oppure il videogioco Batman Arkham VR mi ha dato veramente tanto, nel senso, mi ha dato una sensazione di immersione e di presenza in quel mondo che niente mi aveva mai dato, nel senso, nel momento in cui nel gioco di Batman mi metto il vestito e mi vedo allo specchio, in quel momento mi sento veramente Batman. Quindi veramente, ragazzi, se volete provare delle sensazioni nuove, penso che il VR fa il vostro caso. Sicuramente il VR non è appunto una periferica di gioco da giocarci assiduamente. Che cosa vuol dire? Non fate sessioni più lunghe di 10-15 minuti, perché prima di tutto vi stancate tanto e vi friggete soprattutto il cervello e la testa. Almeno io i primi 2 giorni spesso avevo un leggero mal di testa di fondo e quindi non era poi così leggero. Poi col tempo ci ho preso un po' più l'occhio, come si può dire, e devo dire che ho fatto sessioni più lunghe, però non sono mai andato oltre i 30 minuti. Nota negativa del VR, secondo me, la definizione a schermo di quello che vediamo è sempre tutto un po' sfocato, quindi non è mai perfetto, ma questo penso che sia per un limite proprio di hardware, perché alla fine, se mettiamo uno schermo vicino agli occhi, a meno che abbia una densità microscopica, i pixel li vediamo, ma penso che sia solo questione di tempo. Arriveremo in futuro a dei pixel a schermo praticamente invisibili a livello di occhio umano, quindi penso che sia solo una questione di tempo per poter vedere al meglio, anche perché non conosco esattamente bene la tecnologia che c'è dietro, però vi dico, i pixel si vede sempre un po' tutto un po' sfocato, però era veramente impercettibile, era una cosa che uno poteva farne anche, poteva saltarci sopra, diciamo, anche perché dopo veramente 3 minuti che hai il visore ti senti veramente in quell'ambiente lì. Altra nota, né negativa né positiva posso dire, è il livello di coinvolgimento. Il livello di coinvolgimento secondo me è molto, quindi se giocate un videogioco dell'orrore, io ho avuto modo di provare la demo di Resident Evil The Kitchen,
che in realtà è un teaser, e poi ho provato anche lì la demo di Hear the Lie, che è un altro horror. Vi devo dire che il senso di oppressione e di paura è stata molto alta. Quindi io penso che un videogioco estremamente dell'orrore, quindi con l'ambientazione molto pathos, possa dare fastidio. E secondo me il videogaming, giocare, deve essere un momento di relax e non un momento di ansia. Quindi penso che l'horror potrebbe essere sì una sfida, però penso che non fa parte del gaming. Ma mentre appunto Batman VR, che mi sentivo Batman, ero nell'ambiente, investigavo, avevo gli stessi gadget di Batman, devo dire che mi ha dato molto. Poi devo dire che il visore in sé si indossa molto bene, è comodo. Il prezzo, tanti dicono che è costoso, non lo trovo invece che sia così costoso, anche perché se avete una PlayStation 4 come me, che l'avevo già, e avevo già la telecamerina e i Move che li avevo comprati a suo tempo, non è poi un investimento così terribile. 399 euro da noi in Svizzera, 450 franchi, che per quello che vi dà e la tecnologia che c'è, secondo me è un investimento che potete fare. Anche perché se vi comprate HTC Hive, ci vogliono solo per il visore e tutto l'ambaradan quasi 1000 euro, e in più ci vuole un computer da gaming non indifferente, quindi andiamo ben oltre il doppio dell'investimento che andate a fare con la PlayStation. E per non parlare anche di Oculus, che nonostante anche loro dicono che hanno un prezzo molto competitivo, se volete avere un sistema degno di nota, anche lì dovete spendere più di 1000 e passa euro, o 1200, 1300 franchi. Quindi secondo me il prezzo è molto abbordabile. E come line up di titoli non mi ha entusiasmato, nel senso, c'erano qualche titolo veramente interessante, appunto Batman, c'era Eve Valkyrie, che ho provato la demo e mi dava abbastanza lo sbocco perché si muoveva molto, e Headmaster, Hear the Lie e così via. Ma secondo me attualmente, al momento, il gioco migliore per la VR è Batman VR. Quindi secondo me è l'unico modo che vi permette. Oppure, scusate, c'è anche PlayStation VR World, che ci sono dei piccoli giochi all'interno che sono interessanti, ma sono più delle tech demo secondo me. Per esempio The London Heist è molto carino ed è divertente. Oppure The Ocean Descent, che vai sott'acqua con una specie di gabbia per squali, anche quello è molto carino. Ok? Quindi niente ragazzi, io erano le mie considerazioni da utente, e quindi io vi invito ad andare a provarlo. Se siete un centro commerciale che sta facendo un sacco di demo, mettetevi in fila, andate a provarlo. Se qualche amico ce l'ha, andate a provarlo e così via. Ok ragazzi, è stato bello star con voi, grazie che siete stati ad ascoltare. Vi saluto, vi auguro buona giornata e vi aspetto ancora sul canale di Emerald. Ciao!